Stefan Balkenhol. Donna con vestito nero. 1996. Stefan Balkenhol. Uomo con camicia bianca. 1996. Le due opere, come altre in questa sala, mostrano come il ritratto possa diventare simbolico, andando oltre la raffigurazione di persone individuali. L'uomo e la donna sembrano diventare una rappresentazione simbolica della società contemporanea. Balkenhol ravviva la tradizione di scultura multicolore che ha caratterizzato l'espressionismo tedesco tra le due guerre mondiali. Gli abiti sono molto semplici e privi di pretese. La scultura non è levigata e sono ancora visibili i segni dello scalpello potrebbe sembrare non finita se non fosse stata completata con il colore. L'uso di legno non invecchiato fa sì che sui grossi tronchi si formino delle crepe che diventano parte dell'opera. Tale rapporto tra la materia vivente e l'espressione artistica pone queste opere tra le creazioni più interessanti della cultura contemporanea.